Ha 38 anni, è maceratese anche se originaria di Urbisaglia, è laureata in economia alla Sapienza e ha deciso di candidarsi alla presidenza della Regione Marche. Stiamo parlando di Alessandra Contigiani, in campo con Riconquistare l'Italia, fronte sovranista italiano. A parlarci della sua candidatura e degli obiettivi della lista è stato il candidato al Consiglio regionale Matteo Rossini. Quali sono le vostre priorità per il territorio e per la Regione Marche tutta? Le priorità per il territorio e la Regione Marche tutta sono quelle che ci vengono fornite dalla Costituzione Repubblicana del 48, quindi la Regione deve svolgere i compiti assegnatole e quindi garantire quei diritti ai cittadini, innanzitutto il lavoro e la sanità, che sono due punti cruciali e nevralgici di tutte le regioni a cui le Marche non fanno eccezione. Per quanto riguarda invece l'economia e il sostegno, soprattutto in un momento così difficile, quale potrebbe essere secondo voi la ricetta vincente? La ricetta vincente parte sicuramente dal favorire la piccola e media impresa, di cui l'Italia e la Marche in particolare hanno un'ottima esperienza nel passato, favorirla sia con defiscalizzazioni a livello regionale e sia con la creazione di un marco unico regionale che caratterizzi le nostre imprese nel territorio italiano e anche all'estero.